Bentornati nell'area informativa podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento dei temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Massimo Chiovatti, responsabile dell'ufficio legale, commercio interno e dello sportello energia di Confcommercio Vicenza. Oggi parliamo dei costi dell'energia e degli interventi chiesti da Confcommercio. La pressione sui prezzi dell'energia non accenna a diminuire, con tutte le conseguenze che questo ha sul mondo delle imprese e sui cittadini. I massimi storici toccati nel dicembre 2021, che erano costati aumenti vertiginosi delle bollette, non solo non accennano a rientrare, ma anzi in questi giorni vengono abbondantemente superati. Un indicatore di quanto sta accadendo, complice anche le tensioni sui prezzi causati dal conflitto in Ucraina, ce lo fornisce il PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, che è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della borsa elettrica italiana. Secondo le ultime rilevazioni, il valore medio del PUN dei primi 15 giorni di marzo è di circa 367 euro a megawattora. A dicembre era stato di 281 euro a megawattora. Le cose non vanno meglio se guardiamo al gas e a un altro indicatore, il TTF. In questi giorni, dopo aver toccato prezzi vertiginosi, le quotazioni si assestano sui 120 euro a megawattora, ossia circa 1,3 euro al metro cubo. Un trend al rialzo che si unisce all'aumento dei prezzi dei carburanti, che hanno superato quota 2,2 euro al litro. Una situazione straordinaria che vede Confcommercio impegnata nei tavoli nazionali in un serrato confronto con il governo per trovare tutte le possibili soluzioni e non lasciare nulla di intentato o inesplorato. Quali gli interventi fino ad ora ottenuti dal governo che hanno comportato uno stanziamento di 15 miliardi? Innanzitutto, con riferimento alle fatture di energia elettrica, l'azzeramento per il primo e secondo trimestre del 2022 degli oneri generali di sistema, i cosiddetti oneri parafiscali, a prescindere dalla potenza disponibile dell'utenza. Tali oneri valevano circa 50 euro al megawattora. Le utenze con potenza impegnata inferiore a 15 kW avevano già usufruito da luglio 2021 di una riduzione degli stessi oneri. Relativamente invece alla somministrazione di gas metano nel primo e nel secondo trimestre del 2022, è stato previsto che la stessa sia assoggettata all'aliquota IVA del 5%. Ed anche in questo caso è stata disposta la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Confcommercio Nazionale sta chiedendo però al governo ulteriori interventi rispetto ai 15 miliardi già destinati al sostegno delle imprese. Sono infatti urgenti risposte immediate, pur senza dimenticare la necessità di politiche strutturali mirate, che ovviamente hanno bisogno di tempi lunghi e che devono portare ad una diminuzione della dipendenza dell'Italia dall'estero attraverso una riforma della politica energetica. Tornando alle misure immediate, Confcommercio chiede di ridurre l'IVA sull'energia elettrica, portandola quantomeno al 5%, come è avvenuto per il gas, e poi, sempre a proposito di energia elettrica, va tolta l'imposta erariale. È fondamentale arrivare a prezzi amministrati, almeno fino a quando assisteremo ad una insostenibile volatilità dei listini, prevedendo anche un tetto massimo sul prezzo del gas usato dalle centrali termoelettriche, che può avere riflessi sulle quotazioni della borsa elettrica italiana. Altro fronte di intervento deve essere quello dei carburanti, che incidono sui costi di trasporto e conseguentemente sull'aumento dei prezzi delle merci, che colpiscono a cascata tutte le filiere fino al consumatore finale. Viste le tensioni sui prezzi del petrolio, si deve arrivare quantomeno ad una sterilizzazione dell'IVA sulle accise o all'applicazione dell'accisa mobile. È proprio di queste ore la notizia che le richieste avanzate potrebbero trovare luce, almeno in parte, nel nuovo pacchetto energia all'esame del governo, con una riduzione di circa 15 centesimi dei prezzi del carburante e con un'azione coordinata dei paesi europei per un tetto massimo al prezzo delle importazioni di gas. Ricordiamo da ultimo che in Confcommercio Vicenza è attivo da anni lo sportello energia, che può offrire alle aziende assistenza in tema di valutazione delle condizioni di fornitura,
adesione alle convenzioni in essere per i gas metano e l'energia elettrica e risoluzione di altre problematiche di gestione della fornitura.